Ma tu lo sai cosa devi fare di preciso in una seduta di psicoterapia? Intendo dire qual è l'obiettivo specifico di quella singola seduta con quel singolo paziente che stai facendo in quel momento. Anni fa lessi un libro di Jung, che non è questo è un libro sul Pilates, che diceva che durante la prima seduta lui spesso non capisce assolutamente che cosa sta facendo. E mi misi l'anima in pace. Voglio dire, se non ci riusciva Carl Gustav Jung, potevo non riuscirci anche io, no? No. Ed è probabilmente la ricerca di una risposta più convincente a questo tipo di situazione che mi portò poi a studiare e approfondire la terapia a seduta singola. Tanto che nel nostro metodo, che insegniamo durante i nostri workshop e nella nostra scuola di specializzazione, una cosa che chiediamo ai terapeuti è di differenziare tra l'obiettivo della seduta e l'obiettivo della terapia. Infatti, tu e il cliente potreste avere un obiettivo della terapia che potrebbe corrispondere con, non so, superare gli attacchi di panico, smettere di litigare, aumentare l'autostima e via dicendo. Poi qualche mese fa ho fatto un video dove spiegavo il concetto di obiettivi SMART, cioè obiettivi ben definiti e come ben definirli in psicoterapia, però quello è un altro video. La cosa interessante è che noi, insieme all'obiettivo della terapia, ci diamo un obiettivo della seduta, cioè un obiettivo concordato con il cliente da raggiungere per quello specifico incontro. Attenzione, può essere sia la prima seduta sia una qualunque seduta successiva. Il punto è lo stesso, ottenere un risultato concreto alla fine della seduta. E questo è ottimo per diverse ragioni. Ad esempio, la persona esce dalla seduta con la sensazione, la percezione proprio di aver ottenuto qualcosa di evidente, di concreto da quell'incontro. Però, perché è un vantaggio? Ha un vantaggio per un sacco di motivi, perché ti dà una misura dei progressi, perché aumenta la fiducia nella terapia e nello psicoterapeuta, perché aumenta il senso di competenza, di self-efficacy della persona. Poi ovviamente anche questo deve essere un obiettivo della persona, cioè caro alla persona. Ricordati che lo stesso Norcross dice che l'alleanza terapeutica tu la rendi più forte, più significativa nel momento in cui concordi un obiettivo con il cliente, non vai per la tua strada. Quindi, in pratica, che devi fare? Devi chiedere alla persona che cosa vuole ottenere in quello specifico incontro e lo puoi fare in diversi modi. E ad esempio, la maggior parte delle volte, dopo aver definito il problema e l'obiettivo della terapia, faccio proprio un'apertura di questo genere. Dico, ok, immagina che io mi trasferirò nel Molise, in un paesino sperduto, senza wifi, e questa sarà la nostra prima e ultima seduta. Cosa dovremmo riuscire a fare per far sì che tu possa dire che l'incontro di oggi ti è stato utile? Poi, naturalmente, puoi pensare a tante varianti sul tema, puoi dire più specificatamente, non lo so, da cosa ti accorgerai che questo incontro è stato utile? Uscito da questa porta, cosa ti farà dire che sarà stato un incontro proficuo? O quale obiettivo assolutamente dobbiamo raggiungere alla fine dei nostri 50 minuti? E anche qui puoi utilizzare la logica SMART per definire per bene l'obiettivo, che è logica che ho spiegato appunto nell'altro video. E c'è una cosa in più che devi tenere in considerazione. Puoi definire l'obiettivo della seduta non solo se sei in prima seduta, ma anche se sei alla seconda, alla quarta, alla settima, alla diciannovesima seduta. Puoi farlo ad esempio in modo sistematico, in ogni singola seduta, come se fosse una maratona, la terapia fatta di singole tappe. Oppure ti potresti dare un obiettivo della seduta A e scoprire che poi in realtà ci vogliono più sedute per raggiungere, magari 2 o 3 sedute, e però risulterebbe comunque un sotto-obiettivo, non l'obiettivo della terapia, un obiettivo non della seduta, ma delle sedute, di qualche seduta. Oppure ci sono quelle situazioni in cui la terapia è in stallo, non riuscite ad andare avanti, e darsi un obiettivo per quella seduta, dire ok, siamo in stallo, ma cosa possiamo fare oggi per rendere utile il nostro percorso, diventa un perno fantastico su cui fare leva per sbloccare la situazione. Insomma, la base da cui partire è quello di creare un obiettivo preciso per la seduta in corso, concordato con il paziente, che gli permetta di aumentare il suo senso di efficacia, di avere già dei primi piccoli vantaggi e di evitare di fare come Carl Gustav Jung, che ne sapeva pacchi sull'inconscio collettivo, ma che si perdeva l'obiettivo della seduta specifica.